Toyota torna sul mercato con una vettura coupé dopo molti anni. Una vettura di grande appeal tecnologico, creata in collaborazione con Subaru, che di auto sportive se ne intende. Ma come mai Subaru? Subaru, non molti forse lo sanno, è un marchio del gruppo Toyota, ed ecco spiegato il perché di questa fruttuosa collaborazione. La linea della vettura ricorda inevitabilmente il coupé anni 70 di Toyota, con un muso importante e un abitacolo raccolto spostato verso la parte posteriore, a confermare il pedigree sportivo dell'86. Una 2+2 aggressiva, tagliata nel disegno da pendici aerodinamiche che descrivono le qualità della vettura. Una vettura per chi ama guidare, appunto, anche se non c'è più molto spazio per queste teorie nel vecchio continente. Ma un'automobile come questa si ama anche per la sua tecnologia, per l'attenzione tecnico-progettuale e per i dettagli che hanno sempre un significato profondo. Cuore della vettura è che pulsa vibrante il 4 cilindri sviluppato in collaborazione con Subaru, che ha un'architettura boxer, quindi sfrutta il DNA Subaru e sistema D4S di iniezione diretta del carburante, quindi DNA Toyota. Tutto questo in grado di generare 200 cavalli a 7000 giri al minuto e 205 Nm di coppia massima a 6600 giri. La potenza è tutta sulle ruote posteriori, con differenziale a slittamento limitato e cambio a 6 marce manuale o automatico sequenziale con pad al volante optional. Della Fastback Toyota viene poi amplificato da un peso contenuto ripartito secondo un rapporto 53-47, con il propulsore posizionato il più basso ed il più indietro possibile, per un centro di gravità a soli 475 mm dal suolo. Questo con sospensioni McPherson anteriori a doppio braccio trasversale per le sale posteriore, impianto frenante con 4 dischi autoventilanti e sistema di controllo elettronico della stabilità, configurato per non limitare le prestazioni del modello e per non intaccare la guida pura e pulita, con qualche accenno gradevole di adrenalina. Il gioiello di questa vettura è il propulsore, 4 cilindri, 100 cavalli litro, che gira alto sino a 7000 giri per una ripresa esaltante, e poi il sound generator. Si tratta di un sistema che incanala le note del motore direttamente nell'abitacolo, una specie di hi-fi del motore, una nota gradevole che esalta sicuramente gli appassionati.